Buonasera, siamo a Zambè 2020, un quarto d'ora da Ercole, una serie di interviste di un quarto d'ora che teniamo nel cortile d'Ercole di Palazzo Poggi. Questa sera, per ragioni meteorologiche, non siamo dentro al cortile, ma siamo sotto all'Ercole originale che si trova dentro l'Aula Carducci. È con noi Nadia Urbinati, politologa che insegna a Columbia, in America, che però ha passato questi mesi qui a Bologna, in Italia. Mi fa molto piacere avere Nadia perché ha una gamba di qua e una di là dall'oceano, vede tutte e due le situazioni, conosce bene tutte e due le situazioni ed è proprio di questo che con lei vorrei parlare, cominciando a chiederle appunto qual è la visione che lei si è creata durante questi mesi e che chiaramente va avanti anche nei mesi che verranno. Beh, prima di tutto quasi la consapevolezza che non avevamo consapevolezza della grande questione del rapporto autorità-libertà. Io sono nata nel 55 e penso che tutti coloro che sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo i totalitarismi, non avevano più pensato che poteva avvenire o essere la loro vita qui in Occidente immersa in questa visione totale, in questa vita totale, con un unico problema, affrontato in una maniera pressoché, poi vedremo, di limitazioni delle nostre libertà individuali, alcune di queste, non tutte ovviamente. Quindi questo mi ha fatto pensare molto a questa fragilità e forza insieme della nostra condizione adesso. Questo mi ha molto, in qualche modo, appassionato anche, perché ci ho riflettuto parecchio, insomma. Quindi diciamo che questa pandemia ci ha messo di fronte al problema libertà-autorità. Come si può obbedire in maniera diversa, in situazioni diverse? L'obbedienza non è uguale in tutti i paesi, in tutti i regimi, però obbediamo, ma obbediamo in maniera diversa. E questa diversità è la cosa che mi ha ancora di più colpito, poiché in tutto il mondo, in qualche caso più, qualche caso meno, il problema della pandemia si è posto quasi contemporaneamente, non completamente, perché oggi vediamo in Sud America e alcune zone dell'Oceania andare per la maggiore in questo caso, ma nel nostro caso, in quasi tutto il mondo occidentale, cinese, asiatico, eccetera, abbiamo visto diversi modi di intervento e diversi modi di usare l'autorità e la libertà. Anche questo è stato, diciamo, un elemento che ha fatto riflettere molto. E infine, insomma, il futuro, quello che, sul quale magari possiamo anche parlare. Questo potrebbe essere anche un oggetto di grande interesse. Già oggi si vedono schierati come in un campo di battaglia possibili visioni di una ripresa, di una situazione, di una società, di società, che pensano di riprendere vigore e forza in una maniera piuttosto che un'altra, e questo sarà molto interessante anche da sperimentare, ma senza nessuna presunzione, diciamo, scientistica. Sarà anche appassionante e anche tragico, voglio dire, non ho, eccetera. Senti, tu mi parlavi di forme diverse del rapporto libertà-autorità, sì. me ne hai catalogate tre. Sì, sì. Io le ho viste in questo modo. Sì. Dunque, c'è l'attestato, si è verificato in tutto il mondo, ma anche da noi a livello teorico, nei altri paesi del mondo effettivamente, c'è stato un approccio all'autorità dello stesso tipo che può avere l'individualista radicale, anarco-liberismo, alla Robinson Crusoe. Io faccio quello che voglio, noi facciamo quello che vogliamo, venga quel che può, e noi in qualche modo superiamo il problema senza interventi. E questo è stato seguito per esempio in Brasile, e fino a che non si è ammalato il premier anche in Inghilterra, parzialmente negli Stati Uniti, perché questa è una dimensione federale, quindi non si può generalizzare. E poi c'è stata la posizione del tutto chiuso, quindi da un lato individualismo anarco liberista, dall'altro individualismo come eliminazione delle differenze individuali, proprio scomparsa, tutto chiuso, ma a maniera però di imposizione per via autoritaria e despotica, cioè tutti chiude, lo Stato centrale chiude e non c'è nulla da fare, si chiude, ci si rientra, si entra in casa, che tu discuta o no, non si sa nemmeno se c'è la possibilità di discutere. Poi c'è la terza
che è la nostra in qualche modo, questa che si è sviluppata in maniera diversa nei paesi europei più o meno, in maniera più o meno severa, ovvero una forma che prende la libertà, assume la libertà, non come quella del free rider, io faccio quello che voglio, però presumo che tu però stia le regole, altrimenti io non mi salvo, quindi c'è anche questo. No, in questo caso c'è la mia libertà che ha una responsabilità verso di te, la tua verso di me, certo. E quindi è una libertà vissuta insieme ad altri, non isolatamente e a dispetto di, e quindi c'è un senso di responsabilità. Si è manifestato in maniera anche confliggente, verissimo. Però io l'ho trovata di grande interesse. Certo che noi possiamo e dobbiamo criticare, quindi non si può obbedire e tacere. Si discute, si critica, come non avviene negli stati forse dispotici autoritari, e questo è un aspetto che ci rende in qualche modo insomma, convinti che è possibile rimanere all'interno di una democrazia rappresentativa e volevo dire in effetti costituzionale, stato di diritto, che impone limiti anche nel momento in cui si devono giustificare forme di contenimento. E ci sono state le giustificazioni e c'è stato il fatto che le opposizioni sono rimaste lì, che la libertà di stampa e di parola sono rimaste. Quindi è una libertà che ha limiti, in qualche caso ne ha e si assume con dei limiti, ed è, diciamo, possiamo dire così, un liberalismo della paura, cioè un governo della paura e non una paura che impone sul governo la sua ombra. Quindi è questo governo della paura è un governo di limitazione, di libertà e di autorità, che si è manifestato molto bene in questi mesi, nonostante le difficoltà, perché ci sono stati errori, grandi sbavature, organizzazione nazionale, come lo sappiamo, insomma, diverso per regioni e regioni. Tuttavia questa logica della assunzione di responsabilità, anche quel pezzo di carta chiamato autocertificazione, è un segno di stato di diritto. E del fatto che lo Stato, anche se pone eccezioni, vuol controllare tutte le eccezioni, sa benissimo che alcune gli sfuggono e siamo noi il dovere prenderci cura. Se stiamo male, se abbiamo bisogno di alimentare, se abbiamo bisogno di andare a lavorare e diciamo ci pensiamo noi. Quindi c'è un elemento di partecipazione e di responsabilità. Io ho trovato che questa terza forma di libertà sia dalla nostra tradizione civica o repubblicana, o se si vuole, quella incorporata nella nostra Costituzione è quella che si è mostrata, diciamo, tra le tre forme, la più soddisfacente. Senti, molti naturalmente ne hanno approfittato per parlare male dell'Europa, visto che gli stati europei hanno preso strade un po' diverse, però dobbiamo sempre considerare che la situazione che si è presentata nel giro di una settimana non si era mai presentata. Tu come l'hai vista la questione dell'Europa? Sì, anch'io sono di questo parere, ho sentito prima la vostra conversazione col cardinale Zuppi, convengo su questo, cioè è ovvio che la paura tende a rendere, no? Noi tutti autoprotettivi e indifferenti rispetto agli altri. Questo è avvenuto con le mascherine, quando sono state bloccate da un stato all'altro. Tuttavia, in generale, io ritengo che l'Europa, dopo il primo mese e più di un po' come un pugile suonato, è stato inizialmente, mi ricordo le reazioni delle responsabili della Banca Centrale o della Commissione. Hanno avuto, diciamo, una reazione immediata problematica. Poi però, un po' per azione degli stati, perché si è diffuso il virus dovunque, Spagna, Francia, da noi, e un po' anche per la consapevolezza che la condizione di problematica che potevano avere stati come, che potranno avere stati come il nostro, si rifletterà sugli stati cosiddetti severi. Si rifletterà poiché il mercato è unico e quindi se noi non riusciamo a partecipare in maniera attiva ne risentiranno anche loro. In questo senso l'Europa mi sembra che abbia un'occasione, sia consapevole di averla, un'occasione importante, e non è affatto detto che sia un'Europa divisiva, secondo me sarà molto più unita di prima. Poi il problema che si è posto davanti a tutti, squadernato davanti a tutti, è un vero bisogno di governo mondiale di alcuni settori, almeno due sfere, che sono quella dell'ambiente e quella della sanità.
poiché tutto quello che no, diceva Kant, che una violazione di un diritto dall'altra parte del globo si sente come un eco anche da noi, e questo è anche per la sanità, o per la condizione alimentare, o per il commercio, per tutto ciò che riguarda la vita, comincia da un lato e però ha riverbero immediatamente altrove, perché è un rapporto globale interattivo, no? Quindi questo pone dei problemi seri per il globo, non per un'umanità futura, ma per la nostra presente, per vivere meglio ora noi e le nostre famiglie, e quindi è necessario prendere, credo che le organizzazioni internazionali, dall'ONU alle Organizzazioni Mondiali della Sanità e altre, debbano porsi il problema di organismi che abbiano più potere di imporre limiti, regole, convenzioni a tutti i paesi del mondo, sulla sanità senz'altro e naturalmente l'ambiente. Perché... Senti Nadia, mi piacerebbe dedicare gli ultimi minuti di questa intervista, che purtroppo è breve, alla questione dell'università. Tu sei un docente universitario, per cui sai benissimo com'è la situazione qua e negli Stati Uniti. Come l'hai vissuta, anche se eri lontana, e cosa succederà quando torni negli Stati Uniti a insegnare? Noi ci siamo adattati nel giro di poco tempo, a febbraio, marzo, negli Stati Uniti, a Columbia sono arrivati un poco più tardi, e quindi abbiamo immediatamente cambiato dal diretto al remote. Sì. E in alcuni casi è stato un risultato eccezionale, soprattutto nei piccoli seminari invece dei grandi, eccetera. Ora si pone il problema del futuro e quindi qui devo dire, ci sono alcune università, per esempio NYU, loro apriranno, faranno lezioni frontali fisiche e io sono contraria a questo. Ovviamente lo fanno per ragioni economiche, perché perderebbero tantissimi milioni di dollari, poiché la fee è molto, l'iscrizione è molto alta, quindi non vogliono rischiare economicamente. Io non sono d'accordo su questo. La mia università, come altre Ivy, sono per non riaprire, o decidere volta per volta, in ogni caso non riaprirà in ottobre. Ora, il problema è doppio. Da un lato, sì, io trovo che questa sia una decisione prudente e anche di rispetto nei confronti degli studenti. Dall'altro lato c'è un rischio enorme che, sapendo che si può tranquillamente interagire da distanza, perché spendere tanto per la struttura universitaria? Questo è un rischio enorme. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti e comprendere che l'uso del remote è un uso necessario e temporalmente definito e limitato. Dopodiché si deve tornare immediatamente al rapporto fisico. Non esiste senza un rapporto diretto, scambio di cultura, che non è semplicemente nozionismo oppure indifferentismo. Gli studenti vanno conosciuti, occorre avere una relazione con loro. Insomma... questo va chiarito, ecco, quindi non sono contraria a priori in questo momento, ma sono molto guardinghe e sorveglio affinché questo sia un momento. E sappiamo che ovviamente nell'interesse di molte università, soprattutto private, di seguire altri percorsi, e quindi dobbiamo evitare che questo sia un fatto ordinario. Ringrazio molto Nadia Urbinati anche per quest'ultima considerazione, per averci dato una prospettiva, benché rapida, molto ampia di quello che è successo. Grazie Nadia. Grazie a voi. Continueremo naturalmente a leggerti e ad ascoltarti, perché sei sempre una voce molto lucida e molto interessante. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.